Intanto, in un universo parallelo, De Santis. Quando gioca è sempre tranquillo e non rimprovera mai i propri compagni dopo qualche errore. Lobont è definito da molti come il buffon rumeno. L'unica differenza con l'italiano sono i capelli e la statura. Maicon, il classico terzino brasiliano, che non sa neanche come si spinge in avanti, ma che in difesa è sempre impeccabile. Zukanovic, difensore eccezionale e con un grande senso della posizione, sa marcare benissimo anche gli attaccanti più imponenti. Castan, uno dei difensori più scorretti del campionato, e fuori dal campo è sempre il più pazzo e scellerato di tutti. Digne, è un terzino davvero molto alto, ma nonostante ciò non prova mai dei colpi di testa per spazzare. De Rossi, come Francesco Totti, è tra i giocatori più mercenari della Serie A. Dopo massimo 6 mesi va sempre alla ricerca di una nuova sistemazione. Strootman, quando capitano delle discussioni in mezzo al campo, è il primo che cerca di mantenere la calma e la tranquillità. Vainqueur, viene sempre pronunciato correttamente da tutti. Iago Falche, è sempre nel vivo dell'azione, in ogni partita si vede sempre la sua presenza in campo. Sadik, in primavera non gioca mai e viene spesso relegato in tribuna. El Shaarawy, con il Monaco ha segnato decine di gol e fornito una marea di assist, con la Roma invece è calato drasticamente e non ha dato alcun aiuto alla squadra. Dumbia, fortissimo nella realtà ma veramente indecente su FIFA. Ibarbo, fortissimo nella realtà ma veramente indecente su FIFA. Iturbe, quando parte in velocità è semplicemente devastante, ha una tecnica fuori dal comune e riesce a saltare sempre qualsiasi avversario. Col Bournemouth poi ha trovato la definitiva consacrazione. Ljajic, sempre molto continuo e costante nelle prestazioni, un talento che sia nelle partite facili che difficili riesce sempre a fare la differenza. Sanabria, con la Roma ha giocato tantissime partite, in Spagna ha giocato molto poco e segnato ancora meno. Rudy Garcia, un allenatore sempre molto umile, si prende sempre la responsabilità di ogni errore e non fa mai proclami prima del tempo.